Allora, come funziona questa build? Si chiama Condemned Build, che sarebbe il potere di Sadako. Sostanzialmente cosa fa Sadako, così che lo spieghiamo? Col tasto destro, quando lo usi, vai in una sorta di invisibilità. Quindi non sentono più il tuo terror radius, però non puoi attaccare mentre lo fai. Se lo ripremi, vai visibile e poi cioè vai visibile. Si sente di nuovo il tuo terror radius e ti vedono tranquillamente, tutto normale. Fa tipo un po' di sfasamento, tipo lo spirito, e puoi colpire. Mentre sei in fase invisibile, quindi non sei visibile sostanzialmente, ti puoi teletrasportare alle TV che ci sono in giro per la mappa di Sadako. Porca vedete che mi escono sempre le stesse mappe comunque? Cazzo! Puoi teletrasportarti alle TV. Se qualcuno è vicino alla TV mentre ti sei teletrasportato, prende una stack di Condemned. Se sono a 6 o 7, adesso non mi ricordo quante stack, li puoi stackillare con un come se fosse il Mori. Qualcuno è entrato dentro questo pazzo, l'avevo visto. Non sono riuscito a togliermi in tempo, mi sono dimenticato di togliermi. Ops. Fregata. Ah, tra l'altro, non li devo curare. Cioè, non li devo appendere. Devo solo pensare a fare stack di Condemned. Però in realtà non ne ha lei, quindi... Oh, lo caccio sto gioco. In realtà non ne ha, quindi non mi conviene troppo. Però vabbè. Devo cercare dove stanno. Ok, qui lì c'è qualcuno. Nice. Ho ricaricato anche le TV. Diamo un bel calcetto qua. La build è basata tutto su questo comunque. Calciare i gen, dare stack di Condemned, tirare giù, non uccare finché non sono killabili sostanzialmente. Quindi ora mi tipo la TV che è vicina, così che prende una stack di Condemned. Anche lei ha balance landing. Questi si sono curati. Ci tippiamo a quella TV, così prende anche lei una sacca di Condemned. E iniziamo a spreadare così il Condemned. Ok, va bene. Non fa niente della torcia. Ciao Gesù! Ma non è ancora partito il tuo suono? Ma che palle! Questa cosa mi triggera che non partono i suoni. Stasera niente, è un problema dopo l'altro. Qualcuno ha preso una TV. Riuscito a finirla sfortunatamente. Ok, si è tolto il Condemned da lì, da quella TV lì. Anche oggi miracoli. Perfetto. Calciamo qua. Questo è andato via di qua. L'hanno rialzata questa. Ok, due persone hanno preso la stack di Condemned. Perfetto. Continuiamo a tirare giù gente. È lì, perfetto. Andiamo a stack pure a lei. Praticamente è così che funziona questa build. Non devi difendere solo i generatori. Nice. E non fai nient'altro. Cioè, li uccidi, li tiri giù continuamente. Perfetto. Tra l'altro li sto slaggando così forte che è probabile che possa finire il game senza neanche fare un hook, perché muoiono tutti per terra. Quanti cazzo di palle ci sono? Porca vacca, oh.
Non è questa che hanno rialzato, è un'altra che hanno rialzato. Tra l'altro li lascio per terra perché ho un add-on che in sostanza quando si curano prendono, si trasferiscono al condemned quando si curano a vicenda. Dov'è che sono a curarsi? Qui. Quindi se si curano si passano continuamente a stack di condemned e sono più facili da ammazzare. Qui non c'è pallet. No, c'è invece uno. Spacco di qua il pallet, così che è bloccato da quel lato lì. Hanno preso delle TV però. Lasciamo stare questo chase. Oh. Perfetto, lei, ecco, lei è condemnabile. Condemnabile. Si può uccidere in pratica. Se adesso riuscisse ad atterrarla, riesco ad ammazzarla. Hanno preso un'altra TV. Qualcun altro ha preso un'altra cassetta. Perfetto. Accontentiamola. Ed è il primo morto. Ora dobbiamo trovare dove stanno gli altri però. Ok, lì c'è qualcuno. Andato di qua. Qualcun altro ha preso una TV. Ok, devo calciare un po' più i gen adesso però. Devo stare un po' più attento a calciarli sti gen. Ok, lui ha la TV in mano. Sta andando a quella sopra, vuol dire che deve fare questa TV qua. Non gliela... è condemnato. Pure lui è killabile. Perfetto. Volevo andare a difendere la... Aspettiamo che torna. Perfetto. E sei morto! Let's go! Beh, non voleva morire. Com'è che si sono curati questi? Vedi a non ridare i VHS in tempo al blockbuster. È arrivato dopo. Ci ha messo un po'. Era confuso. Non ha dato uno sputo. Ma perché è particolare? È come quello del com'è che si chiama? Di Testa cilindrica lì. Piramide, bravo Juice. Testa cilindrica. Che poi non è un cilindro ma è piramide però. Resquittato. Resquittato. Quanto devi godere quando ti resquittano contro Sadako. Fucking goduria. Devo solo trovare la botolina. Peccato però. Ah, è qua la botolina. Va qui. Ah, salve signora. Beh, Aki, puoi anche darle bet se vuoi, non ti preoccupare. Il game è finito, tanto. Dove sono andato? Opsi. Anche se esce dalla porta abbiamo detto che consideriamo come vittoria. Perché non hanno finito i generatori. Se avessero finito i generatori, non l'avrei considerato. Lo scavettino, esatto.
Qui a qualcuno brucia la sconfitta, ci sta. Guarda, giusto per essere sicuri. Siamo così. Abbiamo letteralmente il visuale di entrambi. Entrambe le porte, le vediamo. Ho visto qualcosa lì? No. Era, mi sa, tipo un generatore. Un clippato e brutta sorpresa in 7 giorni. Su, su. Dai, signora Nia. Vada a morire. Decida la sua morte, ma la decida in fretta. Eccola. To the right. To the left. Dai, giusto per sfregio la facciamo morire dall'entità, che dite? Pam! È forte? No, non è molto forte. Sto figlio. È molto, molto complicato. Comunque, questa build non mi dà le pips, tra parentesi, giusto per dire. Scavettino. Vabbè, dai. Due mori, uno scavettino e morto dall'entità.